Domanda 51. Perché Dio è detto creatore del cielo e della terra? Dio è detto creatore del cielo e della terra, ossia del mondo, perché lo fece dal nulla, e fare dal nulla è creare. In principio Dio creò il cielo e la terra, e Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Disse ancora a Dio: sia il firmamento. Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto da quelle che erano sopra, e disse: germini la terra, erba verdeggiante, faccia seme e piante fruttifere. Dio disse: siano fatti dei luminari nel firmamento del cielo, e così fu fatto. Disse ancora a Dio: producano le acque rettili, animali viventi e uccelli. Creò i grandi pesci e tutti gli animali che hanno vita e moto. Li benedisse dicendo: crescete e moltiplicatevi. Disse ancora a Dio: produca la terra animali viventi, e così fu fatto. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, creò immagine di Dio, maschio e femmina. E li benedisse dicendo: crescete e moltiplicatevi e riempite la terra, e assoggettatela, e abbiate il dominio sopra i pesci del mare e i volatili del cielo, e tutti gli animali che si muovono sopra la terra. Creare significa fare dal nulla qualche cosa, servendosi di nulla. Dio creò il cielo, cioè le cose spirituali, angeli e anima umana, e la terra, cioè tutti gli esseri materiali. Nella creazione la vita infinita di Dio prorompe fuori di lui e si partecipa a tutto ciò che la potenza, la sapienza e la bontà divina chiama dal nulla all'esistenza per manifestare la gloria di Dio, che è la nostra via, verità e vita. Nel creare Dio si serve soltanto della sua potenza, sapienza, bontà, vita e delle altre sue perfezioni infinite figurate nella vita. Tutto ciò che esiste riceve l'essere, l'esistenza, la durata, tutto da Dio. Dio trasse dal nulla tutte le cose. Io sono il Signore che faccio tutte le cose, che solo dicendo i cieli e fondo la terra, e nessuno è come me. Riflessione: come sue creature dobbiamo a Dio amore e obbedienza indefettibili. Primo esempio: San Simone Salo, camminando per la campagna, percuoteva con un bastone le erbe e i fiori dicendo: via, tacete, non rimproveratemi più, perché non amo Dio che ha fatto tante cose belle per mio amore. Ho capito il vostro linguaggio. Tacete, farò di tutto per amarlo. Secondo esempio: una povera e pia serva di nome Armella non sapeva leggere nei libri stampati, ma leggeva molto bene il libro della natura. Tutto le parlava di Dio. Diceva di se stessa: quando vedo i pulcini rifugiarsi sotto le ali della loro mamma, penso al Salvatore che si è paragonato ad una chioccia piena d'attenzioni per i suoi piccoli e mi ha insegnato a rifugiarmi sotto le ali della divina provvidenza. Quando osservo le spighe e gli alberi piegarsi sotto il soffio del vento, mi domando: mio Dio, perché non ho tanta buona volontà da inchinarmi sotto il soffio dello Spirito Santo e lasciarmi guidare e dirigere da Lui? I pesci che guizzano gioiosi nell'acqua mi insegnano a trovare gioia e felicità nell'amore di Dio e nella grazia dello Spirito Santo. Domanda numero 52. Il mondo è tutta opera di Dio? Il mondo è tutta opera di Dio e nella sua grandezza, bellezza e ordine meraviglioso ci mostra la potenza, la sapienza e la bontà infinita di Dio. Tutte le cose dicono con il pensiero o con la parola o con il muto linguaggio della loro esistenza: egli ci ha fatte e non ci siamo create da noi stesse. Dalla terra che abitiamo, sconfinata e purtanto piccola nell'universo immenso che comprende milioni di miliardi di stelle, molte delle quali milioni di volte più grandi della Terra, al granello di sabbia, al filo d'erba, all'atomo meraviglioso e invisibile, dal macrocosmo al microcosmo, ambedue meravigliosi, tutto è opera di Dio. L'anfiteatro Flavio Colosseo di Roma ci dà un'idea della potenza degli antichi romani. La Divina Commedia ci fa conoscere la sapienza del suo autore. Dalle opere degli uomini conosciamo le qualità dei loro autori, la grandezza, la bellezza e l'ordine meraviglioso dell'universo creato ci parlano della potenza, sapienza e bontà di Dio Creatore.
L'universo è dunque la via naturale per conoscere, amare e servire Dio, modello, via, principio e fine di tutte le cose. La grandezza dell'universo ci riempie di meraviglia. La nostra Terra ha la circonferenza massima di 40.000 km e il diametro di circa 12.000 km. Il Sole ha un volume di 1.301.000 più grande di quello della Terra. Vi sono stelle immensamente più grandi del Sole. Antares, della costellazione dello Scorpione, ha un diametro 160 volte più grande di quello solare. Il diametro della stella Alfa di Ercole è 320 volte maggiore di quello del Sole. Quello di Betelgeuse di Orione è 460 volte maggiore. Quello di Mira della Balena supera più del triplo la distanza Terra-Sole, 149 milioni e mezzo di chilometri. La luce solare giunge a noi in 8 minuti primi con la velocità di 300.000 km al secondo. Vi sono stelle la cui luce impiega perfino 1 miliardo di anni per giungere a noi. E non siamo ancora ai limiti estremi del creato. Che cosa sarà la divina onnipotenza che ha creato tale grandezza? Non minore meraviglia ci colpisce quando consideriamo la bellezza dell'universo, dalla vista del fiore effimero al cielo stellato, al mare in tempesta, alle gamme multicolori dell'arcobaleno, dei tramonti romani e delle aurore boreali. È un succedersi di bellezze così grandi e divine che ci lasciano senza parola e incapaci di esprimere i sentimenti che ci ispirano. Tutto ci parla della bellezza e della sapienza infinita di Dio. La sapienza di Dio rifulge anche nell'ordine meraviglioso dell'universo, dall'atomo infinitesimale, che è un piccolo universo con elementi forze rotanti l'uno attorno all'altro in perfetto equilibrio, alle leggi che regolano il moto del grande universo, dove ammiriamo il nostro Sole con i suoi 9 pianeti e i loro molteplici satelliti rotanti tutti attorno ad esso, alle stelle fisse o soli che costituiscono l'isola stellare del nostro sistema galattico, in cui tutti i soli rotano attorno a un centro unico, ai milioni di altre isole o nebulose simili alla nebulosa galattica che rotano attorno al proprio asse e sono lanciati in fuga vertiginosa e si allontanano da un centro unico con direzioni divergenti e a velocità che superano i 100.000 km al minuto secondo. Perché Dio ha creato tutte queste meraviglie dell'universo che certamente noi non conosciamo che in minima parte? Perché è buono, perché il suo amore è diffusivo e si comunica alle creature, perché vuole la felicità dei suoi eletti ai quali ha servito tutto l'universo. Dio si specchia nell'universo in ogni cosa per manifestarsi e comunicarsi magisterialmente a noi, formandoci a sua immagine e guidandoci alla vita eterna. Riflessione. Apriamo gli occhi, tutto ci parla di Dio, i santi in ogni cosa. Piccolo o grande, scorgono l'impronta della potenza, della sapienza, della bontà e delle altre perfezioni divine. Primo esempio. Un dotto si recò a visitare Sant'Antonio nel deserto e gli domandò come potesse vivere in quella desolata solitudine. Il mio libro, rispose il santo, è la natura delle cose create da Dio. Esse da sole, quando prego, mi schiudono i libri divini. Secondo esempio. Un imperatore romano domandò al rabbì Giosuè: fammi vedere il tuo Dio. Il rabbì rispose: alza gli occhi al cielo. Dio è là. L'imperatore alzò gli occhi e restò abbagliato dalla luce del sole e li abbassò. Ebbene, domandò il rabbì, tu mi domandi di vedere il padrone, mentre non puoi sopportare la vista di una creatura che serve a lui.